lo sperimentatore, il mistico, l'assetato di bellezza ed infinito, della creazione e della sua pena. Sono questi gli inquilini che abitano l'essere e l'arte di Klein, tutti in cerca di qualcosa che si proietti oltre l'umano. Ma la storia conosciuta di Klein, dell'artista rivoluzionario, del precursore della body art, si capovolge durante i lavori di ristrutturazione della Basilica di Santa Rita a Cascia. I restauratori chiedono alle monache se per caso avessero dei pigmenti e della foglia d'oro per restaurare in particolare poi anche questi affreschi di Montanarini che sono appunto l'apoteosi, la gloria dei santi agostiniani e combinazione lì ci sono dei pigmenti, ci sono questi colori prevalenti di oro, rosa e blu. A questa richiesta una monaca porta questo contenitore e che il direttore dei lavori e Scrimieri e l'artista Marocco riconoscono subito come un'opera di Klein. Si scopre dunque un Klein devoto, segretamente devoto, e che dona come ex voto le sue opere a Santa Rita. Nel mondo vorticoso dell'artista si staglia come un'opera nell'opera la fede. Una fede che convive con l'artista, considerato comunista, anticonformista, nel mondo dorato dei laici salotti degli anni 50. Il clima di quegli anni, no? Degli anni 50, dove c'era la prevalenza di un pensiero molto laico e quindi anche di tipo marxista, per cui ecco, i credenti non erano certo apprezzati. Il racconto dell'intreccio tra la vita e le opere di Klein parte dal blu monocromo che Klein ha brevettato e che consente di sentire l'anima, dice, senza spiegazioni. È il blu della rivelazione. Ed è anche la prima opera che l'artista porta a Cascia personalmente nel 1958, accompagnato dalla zia Rose che lo aveva consacrato a Santa Rita. Ma l'intuizione del suo blu nasce ad Assisi. Nella Basilica di San Francesco, racconterà in un messaggio su una cartolina la sua assistente, ci sono tutti i monocromi blu firmati da Giotto, che quindi viene definito da Klein il precursore dei monocromi blu. Da lì parte la sua ricerca, che conduce al noto trittico di Krefeld, dove venne realizzata la più grande retrospettiva nel 1961. I colori della triade blu, oro, rosa, e si racchiudono il senso della Trinità. Il blu spirituale, colore dell'infinito, della divinità, l'oro che rimanda all'alleanza tra Dio e gli uomini e il rosa che fa pensare al sangue e all'acqua sgorgati dal costato di Cristo. Il trittico porta direttamente all'ultima opera, un cofanetto che riprende i colori blu, oro e rosa della triade e che costituisce la sintesi del percorso artistico e spirituale di Klein. Oltre alle polveri e ai pigmenti, alla foglia d'oro, contiene 7 foglietti di carta. Su questi Klein scrive una vera e propria preghiera a Santa Rita. Santa Rita da Cascia, santa dei casi impossibili e disperati, grazie di tutto l'aiuto così grande, deciso e meraviglioso che mi hai dato finora. Infinitamente grazie. Anche se non ne sono particolarmente degno, aiutami ancora e sempre nella mia arte e proteggi tutto ciò che ho creato affinché, nonostante me, sia tutto di grande bellezza. E questa bellezza ha scavato nell'arte e nella vita di Klein fino a trovare, oltre ogni apparente conforto negli strumenti umani, il vero conforto e la vera risposta, fino a capire che siamo, come ricordava Santa Teresa di Calcutta, delle matite, delle piccole matite, nelle mani di Dio.